Non so come cominciare questo video, mi sento, non so, tra l'imbarazzo e non lo so, mi sento strana. Ciao a tutte e a tutti, benvenuti in questo nuovissimo video. Io sono Liuba e novità, 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 sì, lo sapevo io, lo sapevate voi, lo sapeva la mia migliore amica e la mia famiglia che prima o poi il rosso sarebbe tornato. È tornato prima in realtà di quanto pensassi, ma non lo so, gennaio, l'inizio di gennaio è stato un mese per me atomico, atomico. Mi sono successe, nonostante siamo soltanto l'8 di gennaio, un bel po' di cose, alcune piacevoli, altre un po' meno. E non lo so, ogni volta che succede qualcosa nella mia vita, non so perché ho voglia di cambiare qualcosa, quasi sempre sono i capelli. Sapete che il rosso è forse uno o il colore che più preferisco su di me e quindi sì, ho deciso che avrei voluto appunto ritornare con i capelli rossi, esatto, come li vedete voi, belli accesi. In realtà li avrei preferiti più chiari, più sul carota, però anche questo colore non mi dispiace, forse voi lo vedete un pochino più scuro perché è più chiaro rispetto a quello che ho portato qualche tempo fa, perché era molto più scuro quel colore lì che avevo prima, molto più tendente al marrone, mentre questo è più tendente al carota, perché ho utilizzato una tinta completamente diversa, quella era diciamo un biondo cenere ramato, mentre la tinta che uso ora invece è più sul carotina, però sui miei capelli che adesso vi spiego tutto. L'ambaradan ha preso leggermente più scuro e personalmente a me piacciono perché sono più chiari di quelli che avevo prima, che era ciò che volevo, cioè si vede di più la nota rossa e meno la nota marrone, quindi sono molto contenta perché il colore mi piace tanto e voi non avete idea di quello che io ho dovuto fare per arrivare a questo colore. Adesso ve lo racconto. Comunque, questo, nonostante l'intro di 20 minuti e un Get Ready With Me, io ho già fatto un minimo di base, ho applicato solo due prodotti. Sapete che la mia base è molto molto semplice, no? Vabbè, anche la crema, il siero, quelle robe lì, però come make-up solo due cose, ovvero il fondotinta e la cipria. Come fondo ho usato Come fondotinta ho usato la combo Nabla e Revolution perché il fondotinta di Nabla è leggermente più scuro di quello che ho bisogno. E come cipria ho utilizzato la cipria in polvere libera di Nabla che mi piace, è molto molto carina. Vi ripeto sempre, se avete la pelle secca, secondo me è una buona cipria. Allora andiamo agli occhietti. Io utilizzerò la Naughty Palette di Huda Beauty perché è quella che ho qui, quindi è la più semplice perché è la più a portata di mano, diciamo. Questi sono i colori della palette, è una palette meravigliosa, mi è stata regalata dalla mia BFF per il compleanno, credo, se non sbaglio, sì, per il compleanno. E la uso molto spesso, mi piace molto e andrò a fare un trucco comunque abbastanza semplice perché non ho grandissima voglia di strafare. Allora, che dire, come state? Come è cominciato questo 2020? 2020, 2021? Allora, rifacciamo. Vi dicevo, il 2021 per me è cominciato un po' così, nel senso ho avuto una piccola grande delusione che mi ha fatto un po' riflettere su un po' di cose e alla fine sono contenta che sia andata come è andata perché, allora, innanzitutto sapevo che sarebbe andata così, quindi nulla di strano, nulla di imprevedibile, anzi, però diciamo che io l'ho presa in maniera molto particolare, molto diversa, molto diversamente da come l'avrei presa un po' di tempo fa e so che voi non sapete di cosa sto parlando, quindi magari non riuscite a starmi dietro e purtroppo non vi andrò a dire cosa è successo, cosa mi è successo, perché è una cosa comunque molto personale. Però cioè, ve lo voglio dire perché praticamente mi sono tanto tanto sorpresa di come io ho reagito a questa, diciamo, a questa cosina. E quindi questa cosa mi ha un po' fatto capire cosa voglio, cosa non voglio, cosa vuole la me del 2021. Io non sono una persona che si fa molti propositi durante i nuovi anni, se non il classico mi metto a dieta, il 2021 è l'anno della dieta. Ed è così perché ho già perso 6 kg. Dopo ve ne parlo. Sono molto contenta.
Però diciamo che questa cosa mi ha tanto fatto riflettere su quello che io voglio da me stessa per il 2021 e che voglio anche dagli altri. Quindi sono contenta di avere, diciamo, questa piccola consapevolezza che poi vedremo come andrà, perché magari io mi faccio tutti questi grandi programmi, tutti questi programmi da donna forte ed emancipata, però me la prendo sempre dove se la prende Emily, quindi. Va bene, sfumo, sfumo, sfumo. Io niente, ragazzi, quando non so che make-up fare, mi rifugio sempre nei miei marroncini perché sono, diciamo, la mia certezza, la mia costante X che non cambia mai nel tempo. Praticamente adesso applico un colore shimmerino e il make-up degli occhi è concluso. Non faccio praticamente da giorni nulla di troppo complesso, rimango sempre molto sul semplice. E diciamo che a parte questa piccola delusione, il 2021 mi ha portato anche altre cose molto molto belle. La prima in realtà non è un progetto nato nel 2021, ma è un progetto che io ho in cantiere da anni, anni e anni, e che molte persone in realtà hanno fatto prima di me, anche se la mia idea è venuta anni fa, però non ho mai avuto, diciamo, il coraggio e la cosa di dire mi butto, perché mi sono sempre detta: no, vabbè, ma figurati, ma ci sono un sacco di persone che già lo fanno, figurati se quello che faccio io può interessare di qua e di là, e quindi non mi sono mai buttata, mi sono giustamente, secondo me, concentrata. Mamma mia, questi colori che sono belli! Mi sono giustamente concentrata sullo studio, prima appunto al periodo del liceo, perché già ci pensavo al liceo, poi l'università e poi vabbè, è subentrato il lavoro, la vita vera e tutto quanto, quindi diciamo che ho accantonato tantissimo questo progetto e l'ho ripreso, l'ho ripescato proprio durante il periodo dei miei esami per quanto riguarda il tumore alla tiroide. Proprio in quel periodo ho ripensato a questo progettino che io avevo dentro il cassetto da tanti anni. Scusatemi se ho il dito rosso, se lo vedete rosso, ma mi sono bruciata con il ferro. È una cosa che faccio sempre, mi brucio sempre con il ferro, sono troppo tontolona per queste cose. E quindi praticamente parlandone con mia madre, con i miei genitori, anche con mia sorella, praticamente mi hanno dato loro la spinta di buttarmi, di cominciare magari a pensare a questo progetto, proprio fare le basi e poi magari portarlo avanti, magari in molto molto piccolo, perché non dovete pensare che è una cosa molto grande. Ve ne ho già parlato su Instagram e vi ho detto che appunto avevo questo progetto segreto in mente, ma non era nulla di enorme. Però appunto prima o poi ve ne parlerò, in realtà non passerà tantissimo tempo perché diciamo che è già in atto la cosa, è già nata, però deve un attimino crescere perché in pochissimo tempo ho avuto proprio la grinta di buttarmi e ho fatto gran parte delle cose che mi incompetevano, quindi tutta la parte diciamo grafica del social media marketing, mi sono occupata proprio della parte quella grossa che riguarda proprio il progetto. Faccio tutto io da sola e ho unito queste mie due grandi passioni, quindi il mio lato artistico e il mio lato, diciamo, grafico, e appunto ho fatto nascere questo progetto che in realtà non è nulla di nuovo, con il mio tocco, con il mio stile, con il mio branding, con il mio tutto, con le mie idee, con le mie passioni, tutto quanto. Quindi in realtà non vado oltre a parlare di questa cosa perché magari ci voglio dedicare proprio un video, perché è una cosa molto molto speciale, è il mio bambino e ci tengono a parlarvene nella maniera giusta, nella maniera che merita e non in un video così tanto per. Comunque scusatemi, un attimino mi metto l'eyeliner, io utilizzo questo qua di Nabla che è fantastico, da quando l'ho ricevuto me ne sono innamorata e ve lo consiglio caldamente, è il Serial Liner, è il Serial Liner di Nabla e mi piace tantissimo, veramente veramente molto molto bello. Ok, più o meno ragazzi, ci sono stata una vita e non so per quale motivo, ma quando faccio le linee a casa da sola che non devo fare niente, tata, bellissime, poi quando devo fare dei video vengono sempre
un po' così, però vabbè, ci sto prendendo la mano. Sapete che io con l'eyeliner non sono particolarmente confidente e quindi pian piano miglioro, miglioro, devo soltanto trovare un po' la mia tecnica, pian piano migliorerò. Applico il mascara Major Pleasure di Nabla, che è uno dei miei preferiti attualmente, è veramente molto carino e forse batte il mio amatissimo Better Than Sex di Too Faced. Capelli, allora torniamo alla questione capelli. Io, bronzer, è stato veramente un parto tornare a questo colore di capelli, perché sapete che io avevo praticamente un biondo platino molto 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 chiaro, quasi bianco, e praticamente ho scoperto, ma in realtà ci sarei potuta arrivare anche da sola, ma non so per quale motivo non l'ho capito subito. Ho scoperto che praticamente fare delle colorazioni scure, o, no, cioè non scurissime come il nero, ma comunque tendente al rosso o tendente al marrone caldo, sul rossiccio, queste cose qua, su capelli molto decolorati, quindi che non hanno la melanina, che sono capelli vuoti, è molto molto difficile, perché il colore, cioè il colore, il capello rigetta il colore. Quindi praticamente io inizialmente non ho fatto subito una tinta rossa sui capelli bianchi, ma praticamente prima di fare la tinta rossa ho fatto una tinta bionda per uniformare tutti i miei capelli, perché avevo qualche centimetro di ricrescita, quindi per non avere due colori in testa prima ho deciso di fare un biondo naturale su tutta la testa, che praticamente era il mio colore di capelli naturale. E lì già qualche campanello di allarme mi è suonato, perché il colore è venuto molto strano, molto grigio, molto verdino, un colore stranissimo, per nulla simile a quello che sarebbe dovuto venire, e quindi già lì qualcosa mi puzzava. Poi successivamente ho comprato la mia classica tinta, quella di ce l'ho qua davanti ma non mi ricordo come si chiama, di L'Oreal credo, la 7.43 o di Garnier, non mi ricordo adesso il marchio, e praticamente l'ho fatta appunto su quella sopra al biondo di prima. La radice mi è venuta rossiccia come ce l'avevo in precedenza, quindi un marrone rossiccio, non molto chiaro, non come questo, non brillante come questo colore, e lì mi sono scoraggiata tantissimo, perché le lunghezze erano diventate leggermente più scure, ma non avevano assolutamente la componente rossa, erano semplicemente più marroni. Quindi cosa decido di fare? Ne compro un'altra di tinta, sempre un'altra di quelle che utilizzavo io, questa qui con oli, senza ammoniaca, più o meno ecobio, queste robe qua, e l'ho fatta di nuovo. E di nuovo la radice mi è diventata leggermente più rossiccia, le lunghezze invece erano completamente marroni. Adesso non so se ho delle foto di quel colore di capelli, ma magari ve le lascio, perché la situazione è tragicomica. E praticamente lì, ragazzi, panico, panico assoluto, perché i capelli erano molto scuri, erano di un marrone comunque chiaro, ma rispetto al mio colore naturale, che è un biondo naturale, che è un biondo comunque molto molto chiaro, cenerino, erano diversi. E io ho detto: oh mio Dio, adesso vuoi vedere che su questo colore la tinta ramata non prende, perché è troppo troppo scuro. Quindi faccio un po' di ricerche, vedo che un sacco di ragazze comunque con quel tipo di colore il rosso gli era preso, e quindi leggermente mi prendo bene, cioè penso sì, vabbè, prenderà pure a me. Vado in un negozio specializzato in prodotti per parrucchieri e compro proprio la tinta, quella in tubetto, che devi ricreare tu con l'ossigeno. E ragazzi, ho visto i miei capelli e i miei capelli sembravano perfetti, nel senso, perché avevo fatto una prova su una ciocca e la ciocca era venuta perfetta, era esattamente come la volevo io. Quindi faccio la tinta su tutta la testa, radici, lunghezze e tutto quanto, sciacquo i capelli, e mentre li stavo sciacquando vedevo che le lunghezze erano, diciamo, biondine, marroncine, come prima. Ho detto: oh mio Dio, non ha attaccato, la tinta non ha attaccato. E quindi questo qua ovviamente nel corso di un po' di giorni, non subito. Infatti anche questo è il motivo per cui io non ho fatto molti video ultimamente, perché avevo dei colori di capelli improponibili. E nulla, quindi io lì nel panico, perché li asciugo e la radice era di questo colore, quindi un bel rosso, bello acceso, bello
bello carino, e mentre le lunghezze erano leggermente più rosse, cioè leggermente più scure, quindi la tinta un po' aveva preso, ma non tanto quanto la radice. E io, ragazzi, lì sono entrata veramente nel panico più totale, perché mi sono spaventata tantissimo. Ho detto: mio Dio, la tinta non prende più, la tinta non prende, la tinta non prende. Quindi faccio delle ricerche online e ho visto che c'è praticamente per questo tipo di procedimenti, quindi quando vuoi colorare un capello decolorato bisogna fare un procedimento che si chiama ripigmentazione, quindi devi proprio reinserire dentro il fusto del capello i pigmenti che se ne sono andati via per il processo della decolorazione. E quindi semplicemente io ho fatto questo processo di ripigmentazione, che è molto semplice, perché praticamente devi miscelare un po' di acqua con il tubo di tinta, quindi non devi mettere l'ossigeno, ma devi mettere semplicemente l'acqua, o lo puoi fare direttamente a secco anche senza acqua, quindi vai direttamente con la tinta, quella in tubetto. Ho fatto questa cosa, ragazzi, il miracolo, ho asciugato i capelli e i capelli finalmente erano come li vedete voi, quindi perfettamente omologati dalla radice alle lunghezze. Adesso le radici sono leggermente più scure perché hanno un po' di tinte su, mentre le lunghezze ne hanno presa veramente poca, perché poi io, diciamo che questo processo di ripigmentazione non l'ho fatto ovviamente sulle radici, perché non c'era bisogno, perché le radici erano il mio capello naturale, non era diciamo decolorato, quindi non ne ho avuto bisogno, l'ho fatto solo sulle lunghezze. E come vedete ha funzionato ed è stato un miracolo, vi giuro è stato un miracolo. E quindi io sono veramente molto molto contenta, perché secondo me questo processo di ripigmentazione è stato il fattore che mi ha aiutato a proprio ripigmentare il capello, ed è una cosa che io in realtà non avevo mai pensato che si potesse fare, proprio mettere la tinta pura sui capelli, perché praticamente senza l'ossigeno io so che la tinta non si attiva, e infatti la tinta non era diventata del colore classico che mi diventa di solito, quindi questo diciamo arancio, ma era rimasta violetta, marroncina, come quando la mescolate. Però nonostante tutto ha funzionato, quindi io sono grata di questa tecnica, e so che si può fare anche una pre-pigmentazione, che dovrebbe essere una cosa leggermente più leggera, anche prima di tutte le varie tinte, mentre questa è una cosa che si fa di solito quando vuoi proprio colorare un capello da una base diciamo decolorata. Spero di essermi fatta capire, sapete che io non sono assolutamente una parrucchiera, però nonostante tutto sono riuscita ad ottenere un risultato secondo me molto molto buono. Più allungheranno i capelli, più io li taglierò e più farò appunto rimanere la mia parte naturale, perché ragazzi io basta, quello dico e quello nego, non voglio mai più fare una decolorazione sui miei capelli, perché no, li rovina troppo, mi stanca troppo, è una cosa che proprio mi stressa fare, e quindi preferisco fare le tinte classiche, quelle senza ammoniaca che sto facendo io, che almeno non ti rovinano eccessivamente i capelli, vivi tranquilla. Comunque mi applico il rossetto che sto tenendo in mano da un'ora, questo qui è Olala di Clio Makeup Shop e mi piace veramente tanto, quindi lo applico e poi passiamo alle conclusioni finali, perché penso che questo video sarà durato un bel po'. Allora, prima di salutarci vi lascio qualche piccola info, cioè vi dico qualcosina per quanto riguarda il discorso dieta, che magari è un discorso che interessa molti di voi. Allora, voglio dedicare un video tutto dedicato a questo, diciamo, miei primi giorni di dieta, perché è un discorso molto importante e so che riceverò diversi pareri contrastanti, perché per via della perdita di peso, per via della dieta in sé, perché vi dico soltanto che, allora, oggi è giorno 8, quindi 4 giorni sono passati e io ho perso 6,5 kg, lo so, è tantissimo in 4 giorni, ho perso quasi più di 2 kg al giorno, e i primi 2 giorni ne ho persi veramente tantissimi, non vi dico quanti perché vi spaventate, però è un discorso che voglio affrontare meglio in un video dedicato, perché è un discorso molto medico, perché ovviamente io non sto facendo questa cosa così da sola, mi sono svegliata e ho detto: oh mio Dio, non mangio più, assolutamente no, e inoltre no, non sto mangiando, anzi mangio veramente tanto. L'unico problema è
è proprio il discorso della dieta, quindi lo devo spiegare bene, se vi va ovviamente, a chi andrà di vedere quel video. E soprattutto non voglio vedere commenti del tipo: oh mio Dio, stai attenta, stai facendo qualcosa di sbagliato. Assolutamente no, perché ragazzi, a me non mi segue un dottore, non mi seguono due dottori, non mi seguono tre dottori, ma ho un'intera equipe che mi segue per questo discorso della dieta, quindi ho tantissimi dottori specializzate in tante cose diverse che mi seguono appunto tutti sullo stesso unico argomento, che è dieta e tiroide, quindi sono, diciamo, controllata veramente a 360 gradi. Quindi nulla, io adesso mi metto subito a girare un altro video, perché è tantissimo tempo che lo devo fare, ed è il video sulle vostre assumptions su di me, quindi sulle vostre supposizioni su di me, e sarà il video che vedrete prima o dopo di questo, vedremo. E nulla, quindi io spero che questo video vi sia piaciuto, spero di avervi fatto strappare un sorriso tornando qui, perché sono mancata di nuovo per un po' di giorni, ma vi giuro non avevo voglia di farmi vedere in quelle condizioni, però adesso sono tornata più carica di prima. E nulla, spero di avervi fatto piacere, vi do un grosso 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 bacio e noi ci vediamo al prossimo video, ciao!